spettacolare. Viaggiatori, ciao! Venerdì. Che bel giorno. Dio venerdì. Grazie, venerdì come ogni volta. E settimana scorsa siamo mancati perché siamo tornati su in Premiere, dove eravamo già stati, quindi non abbiamo fatto un altro video per farvi vedere qualcosa di nuovo, ma questo weekend ci muoviamo, ritorneremo su un posto dove ci siamo già stati, ma ve lo faremo vedere un po' meglio. E, si tratta di Campo Tures, quindi andremo a visitare le cascate di Riva domani mattina. E, questo weekend con noi ci saranno Luca e Giada, una coppia di nostri amici neocampionisti. Esatto! Con la loro pastore tedesca, Nube. Ci vedremo Lucifero. Sarà un buon... Ci sono mai visti. Buon metro di prova e... Li porteremo a visitare queste bellissime cascate che a noi sono piaciute veramente tanto. No, tutti una volta nella vita le devono fare. Sono veramente belle. Dalla quantità d'acqua che c'è in montagna teoricamente dovrebbe essere interessante. E posso fare una parentesi? Prego. Vorrei salutare tanto la mia collega Chiara, che non vede l'ora di andarci e io ci vado già per la seconda volta. Chiara, vai a queste cascate! Ciao Chiara! Niente, aspettiamo Luca e Giada e poi... prendiamo la pedemontana per il trasferimento verso Campo Tures. Probabilmente arriveremo col buio, quindi penso che ci vediamo domani mattina. Ciao! Ciao! Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. 8 della mattina. Siamo svegliati in questo parcheggio libero, direttamente nel bosco. Quindi stamattina si parte e si va alle cascate. Ragazzi, dopo circa mezz'oretta di camminata nel bosco bellissima, si arriva finalmente alla prima cascata. E guardate che spettacolo! Prova. Ragazzi, il viaggio vale assolutamente la vista della prima cascata più in alto. È indescrivibile. È una cosa spettacolare.
se partite da giù e arrivate su, una volta arrivati su nella cascata più alta, che è quella che avete appena visto, passato il ponte sulla sinistra si trova la fly line, che deve essere una figata, che vi porterà giù nel parco in basso, ma attaccati a un cavo di acciaio e imbragati in mezzo al bosco. Deve sì, essere... è tutto un percorso a serpentina, ma è boom! Vi lasciamo, vi lasciamo i video, le foto dei prezzi, mi sembra 12 euro adulti, 10 euro bambini, ma secondo me deve essere... No, deve essere bellissimo. Spaziale. Ora andiamo avanti, proseguiamo con la seconda cascata. Questa che vedete ragazzi è la prima cascata, la cascata più basso, però una potenza indescrivibile, è bellissimo. Mentre lì potete vedere l'arrivo della zip line o da fly line che parte da sopra. Due anni fa, durante le nostre prime vacanze estive col camper, siamo passati qui per caso senza conoscere il posto e ce ne siamo praticamente innamorati. È bellissimo ed è gratuito soprattutto. Passeggiata adatta a tutti, c'è un po' di salita, ma niente di esagerato. Ora torniamo su, torniamo in camper e facciamo vedere il parcheggio dove abbiamo stato per la notte. Ci vediamo in cima. Come detto prima, appena passato il ponte della terza cascata più in alto, se si va a sinistra si trova la fly line, mentre a destra il parcheggio dove avevo il camper. Ragazzi, lasciamo Michele già da fare la fly line. Io e Luca andremo a birra. Grazie. Ci si vede giù al mare. Non preoccupare. Lasciamo anche i cani. Tensione. Tensione altissima alle stelle. Lasciamo famiglia in tutto e scappiamo. Ciao. Oddio. Ho tanto da...
po' di discesa, no? Ti prego! Arrivate! Ma è andata? Benissimo! Ho urlato tanto! Sì! Sentissimo lei nel bosco! Bello! A un certo punto ho pensato di lasciarti per davvero, mi formicolavano le mani, le gambe, tutto. Ragazzi, il parcheggio è questo qui. Di posto ce n'è parecchio. Voi arrivate da Campo Tures, che è là. Noi ci siamo posizionati qui nell'angolo. Cosa bella è che proprio dietro c'è il torrente e una cascatina, quindi per tutto il giorno c'è il rumore dell'acqua, che non è male. Direttamente dal parcheggio ci si immerge nel bosco da dove siamo partiti a camminare stamattina. Si trova una bella zona dove poter mangiare e anche dell'acqua corrente direttamente nella vasca. Ma ora vi portiamo sotto qui a vedere che spettacolo. È proprio bello questo posto. Andiamo giù. Questo è il sentiero di stamattina, mentre adesso andiamo giù di qua, proprio sotto ai camper. Ragazzi, questo posto è tantissima roba, consigliamo a tutti quanti. E da sotto al camper c'è questa roba qua, quindi niente di male. Bere con questo rumore è una cosa spettacolare. Sì. Ora andiamo su a preparare le pappe per stasera, ci rilassiamo, domani si ritorna a casa. Quindi da Campo Tures e dalla splendida Valle Urina è tutto. È tutto. Buoni chilometri a tutti, ci alla vediamo prossima. Al prossimo video. Ciao!